yo te veo partir, siento que voy a morir y muero. Vuelvo otra vez a vivir cuando te escucho decir te quiero. Esta encendida pasión vive buscando un rincón que invoca para morirse de amor con mis deseos en flor sobre tu boca. Sangre y la piel, alma de tango, con un beso de fuego y de miel, como el latir, como un dulce resabio. Non dovete più aver paura. Ci sono io qui e mi prenderò cura di voi. Allora non c'è alcun dubbio che si riprenderà completamente. Tutto ritorna in questa vita. Tutto ritorna. Anche io sono stata circondata da persone straordinarie che si sono prese cura di me. La mia missione era curare Alma. E adesso che lei è andata via, non è indispensabile che resti qui. Là fuori ci sono altri che hanno bisogno di me. Voi lo sapete, madre? Sì, come spero che voi sappiate che questo convento è casa vostra, sorella. Il Signore saprà come ricompensarvi della vostra dedizione verso chi soffre. Grazie, madre. Grazie di tutto. Vi porterò nel cuore per tutta la vita. Che il Signore vi stia accanto. Grazie, madre. Oh. Dove sono? Che è successo? L'operazione è riuscita. È tutto passato, siete salva. Dove sono? Siete in ospedale. Non vi dovete preoccupare. Sono la vostra dottoressa. Siete voi. Un'altra volta voi. Proprio così, ed evidentemente una ragione c'è. Ma basta adesso, shh. Non parlate più, dovete riposare. Grazie. Non ringraziate me. Ringraziate il Signore, sì. È Lui che ha voluto darvi un'altra possibilità. Una seconda, nuova, preziosa possibilità di tornare a vivere. Vivere.
brutta sgualdrina. Fareste meglio a tenere la bocca chiusa. Risparmiate il fiato per quando ve ne andrete, vi conviene. Quella donna... quella schifosa... quasi mi ammazza. È stata una donna? Ecco, tieni. Tieni. Così. Piano piano. Piano, brava, così bene. Ecco, così. 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 Lui non ne ha nessuna colpa, dottoressa. Credetemi. Lui non... vi giuro che non ha colpa, no. Buongiorno. Come state? Eh? Un po' meglio, grazie. Il pericolo maggiore è passato, però adesso dovete riguardarvi. Perché dovrei riguardarmi? Perché? Qualunque cosa accada, non ho niente da guadagnare. E niente da perdere. Nessuno che è stato sul punto di morire può dire una cosa del genere. Vedete, io non so né chi siate voi, né cosa vi sia accaduto nella vita. Ma so che siete viva. E questo è un regalo del quale bisogna sempre essere grati. Dottoressa, non potete capire certe cose. Voi siete sicuramente una donna soddisfatta e felice. Avrete dei figli, un marito, una famiglia unita. Voi non potete comprendere quello che significa essere sola nella vita. No, vi sbagliate. Io lo so molto bene. Dobbiamo parlare. Ho già detto tutto quello che avevo da dire. Quell'uomo ha ripreso conoscenza e ha dichiarato che la coltellata gliel'ha data una donna e non un uomo. Una donna? Evidentemente sta delirando. Può essere. Ma da quello che so io non è così. E il commissario non sarà contento quando saprà che gli hai mentito. Può darsi che menta quell'altro. Sta a sentire. Io posso capirti. Sei un uomo generoso, vuoi salvare lei dalla galera. È molto nobile questo. Ma tu rischi il collo, ne vale la pena? Perché non ci dici il nome di questa donna? E finalmente la finiamo con questa commedia. Io... che amavo così tanto la vita. Improvvisamente mi sono trovata davanti alla morte. E non volevo che nessuno soffrisse per causa mia. Così decisi di abbandonare tutto e tutti. Perfino quelli che amavo di più. Ma dopo è arrivato il miracolo. Il miracolo della scienza. Questa scienza che ci dimostra che la speranza è una cosa che non si deve mai perdere. Vedete... sono passata attraverso un'esperienza dolorosa quanto la vostra, quindi non mi potete dire che non posso capire certe cose. Per voi è comunque tutto diverso, dottoressa. Avete una carriera davanti a voi, una professione. Io invece sono una donna... una donna che ha imboccato una strada differente dalla mia. Una donna che vive in un mondo che io non conosco, però che ho imparato a non giudicare. Adesso so
che non sempre si può scegliere liberamente, non sempre è possibile nella vita. E che in sostanza non siamo diversi l'uno dall'altro. Non hanno importanza le nostre origini. Non ha importanza in quale culla abbiamo pianto quando siamo nati, no? Può essere stata una d'oro, come è stata la mia, oppure... Ma allora, dottoressa, anche in questo ci assomigliamo noi due. È un'infinità di tempo che non vedo mia sorella Amanda ed Enrico, il suo marito. È molto probabile, Lorenzo, che nell'arco di pochissime settimane riceveranno qualche buona notizia da parte vostra. Sì, non mi guardate in quel modo. Vi ho invitato perché ho ricevuto una conferma dal vostro editore spagnolo. Il vostro meraviglioso romanzo è già stato pubblicato in tutto il Sud America. Mi avete dato una splendida notizia, Annie. Una delle mie più grandi aspirazioni era che il mio romanzo fosse conosciuto in Uruguay. E le altre? Prego. Quali sono? Una era questa, e le altre quali sono? Ah, beh, non so. Vedere Felice Giulio, mia sorella, continuare a scrivere, nient'altro. Trovo sia ben poco per un uomo ancora giovane come voi, Lorenzo. Credo che dovreste aspirare a essere felice, a lasciare che una donna si innamori di voi e a riamarla. Voi ed io, Lorenzo, siamo nella stessa situazione. Tutti e due da molto tempo tentiamo di dimenticare l'esistenza dell'amore. Forse è per questo che ho scritto il libro. Per ricordare. Per ricordare cosa? Un amore non corrisposto, infelice? Voi sapete che anch'io per molto tempo sono stata legata a un uomo, al padre dei miei figli. Eppure neanche per un momento c'è stato amore fra noi. Vedete? Anche in questo noi due, oltre che per tanti altri aspetti, ci assomigliamo molto. Lorenzo, voglio dirvi francamente che penso che sia voi che io meritiamo di avere un'altra opportunità. Perché l'amore... Sì, perché l'amore sia qualcosa di più che una bella e dolce parola da scrivere su un libro. Magari potessi. Lo vorrei tanto. Ma ormai nel mio cuore non c'è posto per nessun'altra donna. E non posso più tornare indietro. Però io posso aiutarvi. Posso cercare vostro fratello. E non ha più importanza il motivo per cui siete andata via da casa. Si può sempre chiedere perdono, non credete? Nel mio caso no. Ormai sono morta per lui. Mio fratello non mi perdonerebbe mai. E nemmeno io posso perdonarmi, dottoressa. Sono condannata a guardare sempre e solo avanti, a dimenticare il mio passato. Ma se, insomma, se è come mi avete detto voi, che nelle mie vene sta scorrendo del sangue nuovo, allora mi sarà possibile essere una nuova donna. Senza passato. Senza macchie, degna dell'affetto dell'uomo che amo. Per quale ragione anche adesso pensate di non esserne degni? È troppo buono per una come me. Migliorate per lui. Lottate per lui. Scherzate. Lui non sa neanche che sono qui, dottoressa. Beh, non c'è altro da fare che avvisarlo. No. Sì. No. Lasciate che vada io a cercare quell'uomo. Ditemi dove posso rintracciarlo e vi prometto che sarà qui. Vi do la mia parola d'onore che lo porterò qui.
Avanti, lasciate che vada a cercarlo per dirgli che voi siete qui. No, 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 tanto sarebbe inutile, dottoressa. No, anche se volesse venire, non... Ma perché? Non capisco. Perché cosa non lo può... trattiene? Non vi ama abbastanza, forse? No, non è questo. Il fatto è... Il problema è che... Che lui è in prigione. In prigione? Ma che cosa ha fatto? Niente. Lo hanno arrestato, ma lui non ha fatto niente. Sono io la colpevole. Ma perché dite questo? Perché lui si è accusato per proteggere me. Lo ha fatto solo per salvare me. Ma in realtà non è lui il responsabile. Sono io la colpevole, capite? Sì, certo, ma adesso calmatevi e spiegatemi esattamente cosa è successo, per favore. Va bene. È venuto un uomo. E c'è stata una discussione. Sì, e poi? Non abbiate timore, sfogatevi, vi prego. È che non so come spiegarvi, non è facile. Io faccio un lavoro. Avete capito? Io vendo il mio corpo per vivere. Ho capito, ma come siete arrivata a tanto? Intendo dire... Qual è la vera ragione che vi ha spinta a farlo? Come ci è arrivata la maggior parte di noi. Per amore. Amore per quell'uomo? No. No, lui... Non esisteva ancora in quel momento. Non è lui il responsabile della mia caduta. Però lo sa, non è vero? Lo sa e lo permette. Sì, è così. Noi due viviamo del mio lavoro. Sei arrivato al momento giusto, Tullio. Ascolta, devi farmi un favore. Puoi chiedermi qualunque cosa, lo sai, Federico. Bene. Sono venuto a sapere che quell'uomo si salverà. Capisci? Sì. Non sono completamente stupido. Ma cosa c'entra con il favore? Adesso apri bene le orecchie. Se quel tipo si salva, racconterà tutto. E per Mariangela sarà finita. Tu devi avvertirla, hai capito? Devi cercarla ovunque si trovi. E dirle di sparire. Hai sentito quello che ti ho detto? Sì, sì, ho sentito. Devi dirle di andarsene via. Sì, però non credo che sia necessario, Federico. Mariangela è già sparita da un bel po'. Come sarebbe? Non capisco. Eh sì, ecco. Giuliana l'ha mandata via. Che cosa? Sì. Davvero, Giuliana? Sì. Beh, tu la conosci, sai com'è fatta. Questa storia l'aveva fatta infuriare. Lo sai quanto ti vuole bene, poverino. Sì, ma questo non le dava il diritto di cacciarla via. No, non devi prendertela con lei. E poi non è stata l'unica. Che cosa vuoi dire? Anche Marta l'ha lasciata senza lavoro. Povera Mariangela è rimasta sola. Nessuno sa dove si trovi adesso. Tu la devi mettere in guardia. Perché se riescono a trovarla, per lei è finita. Ma Federico, lo sai bene, no? Tu sei come un fratello per me. Non mi tirerò certo indietro adesso. Bene, perché io conto su di te. Devi cercarla dappertutto. Sarà in qualche postribolo o in una pensione al porto, hai capito? Sì, sì, non ti preoccupare, Federico. Però anche tu mi devi fare un favore. Non appena ti faranno uscire, devi andare a trovare Alma. Altrimenti Valentina non mi parlerà più per tutta la vita. Fallo per me, d'accordo? Ma soprattutto per te. Me lo permetti? Non c'è niente che io desideri di più al mondo che rivedere Alma. Non fatevi scrupoli, dottoressa. Per favore, so come vanno queste cose. Posso capire se vi siete pentita di aver aiutato una come me. No, io per principio non nego il mio aiuto a nessuno. Inoltre so bene che non è facile riuscire a guadagnarsi da vivere in questa città per una donna. La ricchezza che si intuisce guardando gli eleganti palazzi e le ville lungo le strade in realtà proviene dal sudore e dalla miseria di tanta povera gente che piena di speranza è venuta qui vedendo il Sud America come un miraggio. La ricchezza proviene da uomini. Da uomini che non sanno come sopravvivere e che possono essere quindi facilmente sfruttati. E a una donna sfortunata non viene concessa altra possibilità
che vendere se stessa. Vendere il proprio corpo, l'illusione dell'amore, in cambio di una manciata di soldi che in realtà per lei sono la differenza tra sopravvivere e morire. Vi assicuro che io non mi permetterei mai di giudicare una donna che per sopravvivere è stata costretta a scegliere quella strada. No, anzi, a tutta la mia comprensione. Riesco a capire. Quello che invece io non posso giustificare è l'atteggiamento di quegli ipocriti che difendono questo mercato del falso piacere e lo sostengono con la scusa dell'igiene e del controllo, quando in realtà non vogliono che riempirsi le tasche e proteggere la verginità delle proprie donne dal pericolo rappresentato da quegli uomini che vanno in giro assetati di sesso e di divertimento. Quello che io non riesco a capire è come possa qualcuno che afferma di amarvi permettere che facciate questo lavoro. Questa è una cosa che sfugge completamente alla mia capacità di comprensione. O meglio, sono io che non voglio capire. Ecco, probabilmente voi avete ragione, dottoressa. C'è una cosa, però, nella quale secondo me vi sbagliate. Lui non è un uomo cattivo. Se solo voi lo conosceste. Se soltanto voi, con la vostra sensibilità, ascoltaste la sua storia, allora capireste. Se lo vedeste, dottoressa, soffre terribilmente, poverino. È un uomo distrutto, che non è più capace a questo punto di credere ancora in qualcosa. Se voi vedeste la sua disperazione, le nubi oscure che passano nei suoi occhi, perennemente velati di tristezza, voi, dottoressa, perfino voi, ne sono sicura, fareste qualsiasi cosa per aiutarlo. No, perdonatemi, ma io non concepisco l'amore in questo modo. Sì, ed è proprio questa la differenza tra noi due. Io invece concepisco l'amore comunque sia. Ehi, coraggio, piccolino. Perché non canti? Che ti è successo, eh? Non vuoi rallegrare un pochino la vita di questo povero vecchio, amico mio? È chiaro che il tuo cardellino ha capito come stanno le cose. Non canta perché lo minaccia. Allora, piccolino, eh? Buongiorno, Giuseppe. Oh, santo cielo, Tullio, ma come mai sei già in piedi a quest'ora? Se non ti vedessi con i miei occhi, non ci crederei. E basta con la storia del dormiglione. Mi sono alzato presto per aiutare un amico. Ah, sarà. A proposito, può anche darsi che tu mi possa aiutare, Giuseppe. Bene, sentiamo. Tu dimmi di cosa hai bisogno, Tullio, e questo povero vecchio farà tutto il possibile. Ascolta, ricordi se Mariangela, quando era ancora qui, ha per caso mai parlato di qualcuno? Che so, di un amico o di un parente, insomma, qualcuno. Si può sapere il motivo di questo interrogatorio? Sei diventato un gendarme, forse? Ah, non scherzare, questa è una cosa importante. Federico mi ha chiesto di cercare Mariangela per avvertirla che è in pericolo. Ah, sì. Sembra che quell'uomo stia migliorando e quindi prima o poi racconterà tutto. Federico si ostina a proteggere quella donna a tutti i costi. Evidentemente sente di doverlo fare. Povero ragazzo. È assurdo. Io non capisco per quale ragione continui a difendere quella disgraziata che gli ha rovinato la vita. Ho dovuto dirgli che tu l'avevi mandata via, Giuliana. E ho paura che adesso ce l'abbia morte con te. Beh, io non mi pento affatto. Lui se ne sta lì, rinchiuso in una cella, mentre quella donnaccia è libera per la città. Mi piacerebbe sapere chi sta tentando di abbindolare. Certo, può anche darsi che io mi sbagli. Questo non lo nego. Ma sono sempre stata così. Ho sempre creduto che l'amore bisogna sentirlo e non pensarlo. Io so che è così. E quanto più l'amore è sincero, meno possessivo ed egoista deve essere. Sì, è così il mio, infatti. Sì, ma evidentemente quello di lui non lo è. Io non ho mai detto che lui ricambi il mio amore. Non ho mai detto che lui mi ami. E voi siete capace di fare tutto questo? Di condurre una simile vita?
di rischiare di morire ogni giorno e tutto per un uomo che neanche vi ama. Io lo faccio solo per il mio amore, non per il suo. Che sei venuta a fare? Ma che domanda. Sono venuta a trovarti. Sono venuta per sapere come ti trattano. Ah, e anche per portarti una... Beh, ecco, una camicia pulita e qualcosa da mangiare. Non voglio niente, non ne ho bisogno. Non dire così, guarda, ti ho portato un po' di salame, un po' di formaggio. Ti ho detto che non voglio niente, chiaro. Federico. Ascolta, Federico. So che sei arrabbiato con me perché ho mandato via quella donna, ma io... Guarda che quella donna è la mia donna, hai capito? E tu l'hai lasciata in mezzo a una strada. Quella sarebbe la tua... Sì, la mia donna. Quella sarebbe la tua donna, io... Beh, senti, se Mariangela fosse davvero la tua donna, come dici tu, se lo fosse veramente, non ti avrebbe mai messo in questa situazione. L'unico responsabile di quello che è successo sono io, quindi lasciami in pace e vattene da qui immediatamente. Federico, non parlarmi in questo modo. Perdonami, te lo chiedo per favore. Io non volevo farti arrabbiare. Oh, ti prego, cerca di capire, l'ho fatto solo per te. Don Federico, ti giuro che non avrei mai e poi mai immaginato che tu fossi innamorato fino a questo punto di quella Mariangela. No, tu sai molto bene, Giuliana, che io non l'amo. Che nel mio cuore ci sarà sempre una sola donna. Questo tu lo sai molto bene. Ma allora che cosa ci fai qui? Adesso devi spiegarmi perché... Perché mai ti comporti in questo modo? Perché non la smetti di scherzare? E non racconti come stanno le cose ed esci di qui, eh? Perché Mariangela mi ama, capisci? Lo capisci questo? Perché rispetto il suo amore, l'amore che prova per me. Il mio amore per lui non ha nulla di oscuro. Non è esigente. Non è egoista. Però non vi permette di vivere con dignità. Sì, ma a che cosa serve a una donna la dignità? Se non ha un uomo da amare. L'amore senza dignità, prima o poi si trasforma sempre in un grande dolore. Sì, ma la vita senza amore, dottoressa, è una vita senza senso. Va bene, ma ora calmati. Basta piangere, per favore. Mettiamoci una pietra sopra. Dico sul serio, Federico. Vorrei tanto farmi perdonare, ma non si può tornare indietro. Lascia stare. Lascia stare, so che lo hai fatto perché mi vuoi bene. Sì. Però voglio che tu capisca una cosa, Giuliana. Mariangela merita quello che sto facendo per lei. Non solo perché mi ama, ma per tutto quello che ha fatto per me durante questi anni. È l'unico modo che ho per dimostrarle la mia riconoscenza. Bene, sarà meglio interrompere la nostra chiacchierata. A forza di parlare ho dimenticato che avevate bisogno di riposo. Quindi ora, come vostro medico, vi ordino di riposare. Non so come ringraziarvi, dottoressa. No, non mi dovete ringraziare. Quando sarete guarita, sappiate che potrete contare su di un'amica per aiutarvi ad uscire dal giro. E se l'uomo di cui parlate vale anche solo la metà di quello che voi credete, allora io sono sicura che vedrà con molto favore l'idea che voi possiate lasciare quella vita così piena di sofferenza e di dolore. Voi probabilmente non riuscirete a capirlo, ma io vorrei che lui restasse al mio fianco, anche solo per poterlo guardare e per potergli dire quanto profondamente lo ami. Forse è un amore diverso da quello che potrebbe dargli una donna come voi o qualsiasi altra donna. Però è comunque un amore sincero. E lui sa che potrà sempre contarci. Sinceramente, Paul, non mi sembra giusto che per quello che è successo dobbiate rinunciare ai vostri progetti. Non è giusto né per Marlene né per quelli della compagnia e neppure per... So cosa stavi per dire, Sebastian. Che non è giusto neppure per noi.
Ma ormai è già tutto deciso. Marlene ne ha molto bisogno. E anche noi. Sebastian. Se è questo che volete. Piuttosto dimmi, hai mai più avuto notizie di quell'uomo da allora? No. Potete stare tranquillo, Paul. Non ha più dato segni di vita. Madame Marlène. Oui? On vient de laisser un message pour vous. Vous savez qui l'a laissé? Non, l'homme a seulement demandé que je vous le remette immédiatement. L'homme? Oui. Merci. Presto mi rifarò vivo e vi dirò dove possiamo incontrarci e la cifra che dovete portare se volete le altre fotografie. Giulio. Oh, il signor Monti in persona. Sai, non si direbbe che viviamo nello stesso albergo. Non ci vediamo quasi mai. È un buon segno, no? Ah, sì? Questo significa che entrambi svolgiamo con il massimo impegno il nostro lavoro. Tu dici? Sì, signore. Io sono a pezzi, infatti. Non credevo che questo lavoro fosse così faticoso. Sì, in effetti stanno iniziando a spuntarti le rughe. Ah, non mi credi? No. Beh, pazienza. Tu non lo meriteresti, ma devo riferirti che oggi, dopo l'allenamento, il presidente mi ha detto di farti le sue congratulazioni. Bene. Grazie tante. Si può sapere cos'è quella faccia? Perché che cos'ha la mia faccia che non va? Oh, andiamo, Giulio. Coraggio, su con la vita. No, no, vieni no, no. Con me. Là fuori la notte è ancora giovane. Ehi, ti faccio una proposta. Prima si va in un bel ristorantino, poi no. Ce ne andiamo a bere qualcosa al Moulin Rouge. No. Ho un appuntamento con Claude Morandini. No, ascolta, non ho nessuna intenzione di uscire stasera, per favore. Puoi sempre cambiare idea, però. Giampiero. Giulio, non vorrai chiuderti in camera quando fuori Parigi è lì che ti aspetta a portata di mano. Ti ho già detto. No, signore, non voglio sentire una parola di più. Andiamo a cambiarci, che la vita comincia adesso. Su, senti, andiamo. Giampiero, per favore. Marlène. Scusami, cara, non volevo spaventarti. No, sta tranquillo. Non è niente, Paul, è solo che... sono un po' nervosa e un po' stanca, questo è tutto. Bene, allora mangeremo qualcosa e torneremo subito in albergo. No. No, Paul, in albergo no. Io pensavo che tu volessi riposare. In realtà quello di cui ho bisogno è un po' di distrazione, ecco. Dopo cena potremo andare a vedere il Cancan. Come preferisci, tesoro. Bene, allora aspetto che ti cambi, ma non metterci molto, mi raccomando. Trovare un tavolo libero non è facile dopo la mezzanotte. Forse per gli altri, ma non per Polmenar. Avanti, Giulio. Il bicchiere alla signorina, sta morendo di sete. Pardon. Bravo, così. Ehi, dimmi una cosa, Giulio. Hai intenzione di restare zitto tutta la notte? Dico, non le hai ancora rivolto la parola. Mi dispiace, mi distraggo guardando lo spettacolo. Perché non ti distrai un po' con lei, invece? Di questo passo rovinerai la fama che abbiamo noi argentini di amanti focosi. E l'avevo detto che non avevo voglia di uscire questa sera. Per fortuna le ragazze non capiscono la nostra lingua, altrimenti... Non serve che capiscano. Siamo qui per parlare, no? Sì, avanti. Sebastian. Sono pronto. Sì, va bene. Ma io sono venuta per dirvi che dobbiamo assolutamente evitare che degli estranei si avvicinino a Paul. Questo l'ho ricevuto oggi.
Maledizione. Questa storia non finirà mai, mai! Adesso calmatevi, Sebastian. Vi prego, calmatevi, calmatevi. La cosa migliore da fare è andare via subito. Anticiperò la nostra partenza. Ogni minuto che restiamo qui aumenta il pericolo per tutti quanti. Non sarei mai dovuto venire a Parigi. È stato un errore. Oui, chérie. Plus j'artifie. E poi, come è andato a finire? Ah, le ho fatto tagliare. Pardonnez-moi, se pardonnez-moi, vado via, ma tornerò presto. Ma come, dove vai? Dove stai andando? Sto andando a prendere dell'altro champagne. Champagne! Scusate. Solo una scusa. Per questo ci sono i camerieri. Brava, hai ragione, Giampiero. È solo una scusa. Ho l'impressione che tutto nella mia vita non sia stato altro che una scusa. Anche questo lavoro, che non avrei mai dovuto accettare. Ma il calcio è la tua professione. Sì. Ed è quello che sai fare meglio. Non dimenticarlo. Anche se volessi, non credo che potrei mai dimenticarlo. Ecco, è questo il problema. Non so perché sono venuto qui. Ma Giulio, cosa dici? Parigi mi ha fatto solo del male. Mi ha costretto a confrontarmi con il mio passato. Salute. Dottore, come mai è ancora qui? È quello che volevo chiedere a voi. Il vostro turno è finito, Alma. E che io sappia, non siete di guardia stanotte. Ho l'impressione che siate particolarmente interessata a questa paziente. Fate per lei molto più di quanto sia necessario. Io sto solo facendo quello che mi ordina il cuore. Da quando sono scampata alla morte ho giurato di seguire questa regola. Beh, a me sembra che il caso di quella donna per voi stia diventando quasi un'ossessione. Domani mattina... Non preoccupatevi, state tranquillo, dottore. Su, andate a riposare. Andate, che è tardi. Permettete almeno che vi lasci qualcosa che vi tenga un po' di compagnia. È avvincente, lo leggerete in un attimo. È di uno scrittore argentino che ha molto successo in Europa. Vi ringrazio, dottore. Un buon libro fa sempre piacere. Buonanotte. Buonanotte. Rovira Salas. So che è una donna brava e onesta e che le sue parole sono sincere. Però... Perdonate l'ardire, signore, ma ho l'impressione che vi preoccupi qualcosa. Potrebbe forse essere suo marito? No, mi dispiace solamente che Annie sia stata infelice vicino a quell'uomo, nient'altro. E non che continuino ad essere marito e moglie? No, mio caro Bartolomeo. Non è di certo un impedimento sociale, né un problema morale, uno stupido pregiudizio il motivo per cui esito ad avvicinarmi ad Annie. Il motivo è il mio cuore, che mi dice che non posso assolutamente sbagliare un'altra volta, perché non potrebbe sopportare un'ennesima delusione. Devo ascoltare solo la sua voce e fare quello che lui mi detta.
Avrei dovuto seguire questa regola già molto tempo fa. Anzi, avrei dovuto seguirla sempre. E fu così che tutta l'illusione di un amore mai confessato all'improvviso svanì nel naufragio della disperazione. Lui sentì morire il suo cuore impietrito al pensiero di averla persa. Guarda un po' chi si vede. Oh, santo cielo, Tullio, cos'è quella faccia scura? Male d'amore, eh? Sì. Però ho paura che tu non mi possa aiutare. Sono venuto per Mariangela. Sai dove posso trovarla? Sarà in qualche bordello pidocchioso. Ma che cosa ci fai con quella lì? Non preferiresti provare una delle mie ragazze? Ascoltami bene, Marta. È un favore che mi ha chiesto Federico. Se una di voi per caso vede Mariangela, deve dirle di scappare. È chiaro? No! 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 Oh. No! Sono qui. Era solo un brutto sogno. Calmatevi, calmatevi. È tutto finito. È tutto finito. Era solo un brutto sogno. Voi cosa fate qui a quest'ora, dottoressa? Vi ringrazio per essere rimasta. No, non mi dovete ringraziare. Ringraziate il destino che per qualche ragione ci ha fatto incontrare, eh? Il destino. Sapete una cosa? Mentre vegliavo sul vostro sonno, mi sono imbattuta in un caro e vecchio amico. Quale amico? L'autore di questo libro. Un uomo che mi conosce, o meglio, un amico che mi conosce meglio di chiunque altro, probabilmente. No. Che vi succede? No. Cosa avete? State male? Ditemi, che vi succede? Vi prego. È una solenne promessa, Bartolomeo. Ho giurato a me stesso che non mi sarei mai più allontanato dalla verità. Questo è l'unico modo per riuscire ad essere felici. La verità ci renderà liberi, signore. Immagino che conosciate questa frase. Ho forse detto qualcosa di spiritoso? No, no, naturalmente no. Stavo solo pensando alle strane ironie della vita. Temo di non riuscire a capire, signore. Ecco, voglio dire, io che mi vanto di amare la verità e di voler ascoltare solo il mio cuore, da tanti anni ormai tengo nascosto un segreto che mi riempie di dolore. Mi dispiace davvero molto. Nel caso vogliate condividere il vostro segreto, potrete contare sulla mia discrezione. È arrivato il momento di rivelare il mio segreto a tutti quanti. Vedi, conservo questa spina conficcata in fondo al cuore da troppi anni ormai. Questa spina si chiama Maddalena. Mia sorella. Dottoressa, dottoressa! Ma perché reagite in questo modo? Cosa c'è? È colpa mia, vi ho forse detto qualcosa che vi ha fatto del male. Per favore, ditemi che vi succede. No, dottoressa, non è colpa. Ma allora vostra. Perché? Perché siete scoppiata a piangere? Perché vi state disperando in questo modo? Perché all'improvviso ho capito che la mia vita non ha più senso. Per favore, no. Come potete dire questo? Sì, non ha senso, non ha più senso. Credetemi, la vita ha sempre un senso. Per quanto vuota possa sembrare, per quanto priva di ogni certezza possa sembrare. Dovete credermi. Quel
tavolo laggiù. Sembra che Parigi non dorma mai. Guardate, è pieno di gente che festeggia e si diverte. Questa è la notte giusta per dimenticare. Buonasera, Marlene. Perdonami. Marlene. Giulio, che sorpresa. È una gioia rivederti. Lo è anche per me. Buonasera, Paul. Buonasera. Sebastian. Buonasera. Che piacevole coincidenza incontrarci di nuovo. Già, e sempre nello stesso luogo. Vi presento il nostro coreografo, Gerard. Enchanté. Perché non sedete con noi al nostro tavolo? Sì, molto volentieri. A parte l'ormai famoso cancan, bisogna dire che qui si ascolta anche dell'ottima musica, vero? E non avresti voglia di ballare? Mai e poi mai, amore mio. In presenza di due eccellenti ballerini come te e Sebastian, mi spiace ma non oserei muovere un solo passo. Io invece sì. Non conosco vergogna, Paul. Mi concedete l'onore di questo ballo con vostra moglie? Permettete. Vogliamo andare? Certo, con piacere. Non appena finirà questo ballo, ti prego di andartene. Mi sento estremamente a disagio in questa situazione. Se è questo che desideri, me ne andrò. Non intendo né infastidirti, né ferirti. Te lo giuro. Bene, a quanto sembra Marlene è riuscita a distrarsi un po', finalmente. Già. Grazie. Grazie. Sedetevi, Giulio. Così potremo conversare un po' prima che l'orchestra riprenda a suonare. Mi dispiace, ma purtroppo ora devo andarmene. Devo alzarmi molto presto domani mattina. Ho un allenamento. E se non riposo un po', non concluderò niente. È stato un piacere incontrarvi questa sera. Madame. Paul, Sebastian, buonanotte. 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 Giulio! Quiero.